E buonasera, buonasera bella gente, buon sabato soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata dello Zio Lord. Oggi giocheremo un po' alla demo di Resident Evil 2 RPD, rilasciata oggi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Bene ragazzi, come mai avete ben visto in questi ultimi giorni si sta sempre parlando di Resident Evil 3 e quindi in attesa della sua uscita è stata rilasciata questa demo, che a quanto pare farà una sorta di collegamento per il terzo capitolo. Prima di iniziare la live, come sempre, un aggiornamento veloce per chi sta in live. Stasera abbiamo la nostra bella Marghe che ci porta a GTA 5 online, il nostro Nerdolato con GTFO, la nostra bella Inoi con Porta 2, Skin Rom che sta portando Resident Evil 7, il gruppo Element Gaming con Apex Legends e Black Jacker con Gothic. Ok. Ecco qua. Vitali e amati zombie. È una città avvolta dalle fiamme. È un peccato che qui non l'hanno lasciato aperto questo ingresso. Solo sto giocando una modalità B. Non c'è nessuno? La buona amata macchina a scrivere. Ci deve essere qualcuno. Non c'è un indicatore di tempo come nell'altro. Mi ricordo ancora quando tanto giocare la prima demo. Coraggio.
La sala conferenze. Peccato che hanno tolto qui l'enigma. Qui qualcuno non chiama un idraulico. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin Bran. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Qualcuno sa com'è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon. Il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore.
Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Sì, signore. A posto. Il tenente Marvin Brown. Questo personaggio l'ho sempre ammirato in Resident Evil, ha sempre avuto un ruolo principale. Ma non so quando verrà rilasciata la possibile demo DLC, voglio dire, perché parlavano che probabilmente venirebbe rilasciata una sorta di DLC con Marvin Brown. Ecco qui il primo degli enigmi. Porta chiusa. L'atrio. Non è così che immaginavo il primo gioco. Ma figurati l'ultimo. Che brutta fine.
Il rapporto 25 settembre. Stiamo convertendo la centrale in rifugio temporaneo a causa della violenza in città. È stato ordinato tutte le persone dare priorità sulla sicurezza dei cittadini mentre cerchiamo di accogliere Sibri. Nembium. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Ha ucciso un agente e ferito altri tre. Il soggetto è stato bloccato. Crediamo si tratti solo di un grave episodio di crisi di nervi dovuto al forte stress. 26 settembre, un uomo ha assaltato la centrale provocando numerose vittime, alcuni non sono riusciti a rifugiarsi oltre le serrande di emergenza, ma siamo circondati, sarà difficile fuggire. Non so se riusciremo a riparare gli strumenti di comunicazione, per ora siamo isolati al mondo. Intorno alle ore 13 si è verificato un altro violento scontro nell'area ovest della centrale, dove due persone sono morte e rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando, David Ford. Ecco qua. I posteri di Marvin, Bambi, Bragan. Persone scomparse. Articoli di giornale. La stessa mappa che ho preso prima. Accuccia. E muori in pace. Ehi Fabio, buonasera, buonasera. Ragazzi, vi presento Fabio Teca, anche lui uno streamer, porta vari giochi. Chi vi ricordo di passare lui di lasciare un bel follower e che tu ogni tanto le sera fa una stupenda live insieme alla cara compagna Marisa, che un paio di settimane fa ha fatto anche la sua prima live sul suo canale. Sto portando la demo. Nota del trimare maglietti. Sembra che il tastemino del trimare dei maglietti manchino dei tasti. Invito il responsabile a trovare dei tasti di cambio e sistemare più presto. Sai che mi finisco che gli atti è possibile casino. Questa qua è la demo di Resident Evil 2 RPD. È stata rilasciata oggi. Sì, ce l'ho il gioco completo. Ho solo scaricato la demo. Voglio vederla un po' perché da quello che ho capito pare che questa demo farà vedere alcuni riferimenti di Resident Evil 3. Infatti è una demo di 8 GB, molto più grande rispetto alla prima demo che tanto tempo fa abbiamo giocato tutti quanti la prima volta. Ora sto facendo una partitina così. Vediamo un po' quali sono gli armadietti che posso aprire. Il 106 e il 109.
Eh sì, Panzer ha portato stamattina in live. Il rullino. E i proiettili. Sta cuccia. Scendere piante. Ma non lo so, ma vediamo. Intanto stasera Puskim sta portando Resident Evil 7. Ah, non vedo l'ora. Hai notato l'armadietto? Jojo. Ogni stanza qui fa un riferimento a Resident Evil e a altre cose. Come vedi qua non c'è l'enigma per aprire il cassettino.
Beh, non ci resta che salire al primo piano. Sono comode le barricate. Non puoi entrare. Adesso Fabio, io penso che forse avrai notato quando l'hai giocato anche tu. Ora ti farò vedere il primo riferimento a Nemesis. Preparati. Eccolo qua, Fabio. Questo è il primo riferimento. La prima teoria, il buco nel muro. La statuina ci fa vedere un po' Resident Evil 7, il manichino.
Io vedo qualcosa di molto differente. Sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Beh, quello dell'unicorno almeno si vede. Uno scorpione, i pesci e... Vedo bene l'altro. Scorpione al centro, i pesci di lato. L'hai notato, eh? Ma hai notato anche il primo piano? L'orologio, la parete sporca di sangue. È tutto cambiato. Lo sapevo, ce l'ha fatta. La conosci? Sì, si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie.
I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You've got to be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me go! I'll get you, you fucker! Nina! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Christ. That? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a damn good idea. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, Shindo. Beh, 27 minuti non è stato male. Ebbene sì, Fabio, come avrai notato, c'era qualcosa di diverso nella demo. Qualcosa di molto particolare. Anche Panzer ha portato stamattina, come un po' tutti quanti. Quindi avremo delle grandi sorprese in questo nuovo Resident Evil. La demo, come puoi vedere, non ha limiti di tempo, quindi può essere rigiocata tutte le volte che vuoi. Che sete. Quella pizza, mamma mia, mi è rimasto proprio sullo stomaco. Dimmi un po' cosa ne pensi. Vedremo delle belle in questo possibile Resident Evil. This is not how I imagined my first day. Beh, qua vediamo un'altra volta la prima pubblicità originale. Save yourself first. Help me, please. What in God's name? Io avrei una teoria comunque. Io penso che da quando è uscito il Resident Evil 2, il trailer e qualsiasi altra cosa ci fa fare un riferimento che molto probabilmente già qui parlava del remake Resident Evil 3. Oltre al crater nella parete che abbiamo visto al secondo piano, ti ricordi soprattutto quando arriviamo vicino alla gente, la radio che trasmette il pilota dell'elicottero?
Anche là ci fa capire che l'elicottero che va a schiantarsi proprio alla stazione di polizia è lo stesso elicottero che prende Jill. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. Get the hell out of here, before it's too late. What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G-virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? You bastard. You hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-virus! Sherry, come on! Daddy, no! Claire? Wake up! After you. Gee, thanks. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Questo già l'abbiamo visto. Beh, ragazzi, da un resoconto è evidente che Resident Evil 2 ci sono varie introduzioni del terzo capitolo. I due indizi che io attualmente ho trovato sono questi: la trasmissione del pilota dell'elicottero, il buco nella parete, l'ombra, e come avrete notato, soprattutto il cambiamento di alcuni enigmi presenti nel diario. Nel taccuino, in effetti. Come vi ho raccontato quando ho iniziato a portare in live soprattutto Resident Evil 2 e anche un po' il primo capitolo, avevo parlato che la trama del 2 e del 3 erano connesse. Infatti, nel fumetto di Biohazard Last Escapet fa riferimento che in quello stesso lasso di tempo Leon, Claire, Jill e Carlos si trovavano nello stesso tempo e nello stesso momento. In varie occasioni si sarebbero potuti anche incontrare, forse si sono persino visti senza nemmeno accorgerseni. Evidentemente, come già vari stanno descrivendo un po' soprattutto nel trailer, forse potrebbe esserci un riferimento. Immaginate se ad esempio Jill prima di incontrare Nemesis si potrebbe scontrare con Birkin. O Nemesis che potrebbe anche lui scontrarsi contro di lui, visto che nel fumetto viene indicato che spesso Nemesis e Tyrant G si sono scontrati più di una volta. Beh, qua purtroppo vediamo che solo lì non ci fa giocare. Non ci permette di mettere persino Claire per vedere qualche altro cambiamento.
Eh sì. E vabbè. Ok ragazzi, mi fermo qua perché ho voluto vedere un po' la demo e alcuni particolari. Potrò continuarlo comunque a giocare per vedere se c'è qualche altra cosa che potrebbe rappresentare un po' Resident Evil 3, ma direi che già i primi indizi si sono mostrati nel trailer. Come ben ricordate, durante la campagna di Resident Evil 3 avremo la possibilità di raggiungere la stazione di polizia. E là vedremo un po' se ci saranno dei riferimenti, perché c'è anche un altro indizio che, mi ricordo, che voi vi ricorderete, che avete visto anche nella seconda parte del trailer, quando Claire arriva nell'ufficio dell'RPD e dice: Leon, sei passato di qui. Nel terzo capitolo, ad esempio, quando Jill arriva nella stazione di polizia, Leon e Claire erano già passati e avevano anche lasciato lì una sorta di vari indizi. Ad esempio il corpo di Marvin Brown nell'ufficio, che beh, qui viene mostrato nell'atrio, che è stato ucciso dopo che era stato zombificato. E il passaggio di Claire. Poi c'è un'altra cosa che ho visto nel trailer di Resident Evil 3. Carlos, insieme a un altro mercenario dell'Umbrella, afroamericano che è anche un personaggio secondario che incontreremo in ospedale, che se ricordo bene è il sergente Beaver dell'unità Bravo. Ehi, Darkina, buonasera. Solo la notte ci incontriamo, bellezza. Come stai? Tutto bene? Ah, hai capito. Comunque non ti preoccupare, l'importante è che sei passato qui a salutarci. Perché io mo a breve sto con la live. Ho voluto provare questa demo di Resident Evil 2 per vedere alcune cose, visto che da questi giorni hanno detto che in questa demo farà alcuni riferimenti a Resident Evil 3. Il terzo capitolo che uscirà il 3 aprile del 2020. Fra 2 mesi, ragazzi, fra 2 mesi avremo tra le mani la nostra copia, mamma mia. Dovremmo aspettare ancora ad aprile. Oh, il 3 aprile. Che regalo di Pasqua. E pensare che a gennaio sarà l'anniversario di Resident Evil 2. Lo so, ho detto ad aprile. Vabbè. Ma ora non ho contato dicembre, gennaio, febbraio, marzo.
Già, l'ansia fa 90. Comunque, Darky, speriamo che presto ti metterai anche tu Telegram o Discord, così ci sentiamo ogni tanto nel gruppo. Si sono aggiunti altra gente simpatica, lo sai? Come hai visto, io sono arrivato a 165 follower, si sono aggiunte altre persone, tra cui soprattutto altri due streamer. Abbiamo stretto amicizia con Narumi e il gruppo Rango Gaming che portano vari giochi specialmente retro come il nostro Manix Live. E anche il nostro Fab vi ha aumentato i suoi follower. Si può dire che con il tempo stiamo crescendo abbastanza bene, almeno quest'anno lo chiuderemo in bellezza con follower e sub soprattutto. E pensare che abbiamo cominciato così. Io quando tanto avevo iniziato a fare live, avevo solamente 10 follower e in soli 3 mesi da quei 10 sono arrivato a 90 e dopo un mese da 90 ero arrivato a 100 e negli altri 2 mesi successivi sono arrivato a 165. Fabio pure lui. Quanto sei arrivato i follower, Fabio? Hai superato i 100, eh? Ok, altri 5 per arrivare a 100, perfetto. Ok ragazzi, penso che mi fermo pure qua perché è meglio che riposi, perché domani mattina devo fare un sacco di cose. Domani mi devo alzare presto comunque perché devo andare al cimitero, che vorresti tanto mettere alcune cose per il Natale e per il Capodanno. Poi devo andare anche al lavoro purtroppo. Mi hanno stoppato le vacanze di Natale. In pratica dovrò lavorare ancora per un'altra settimana e molto probabilmente dovrò scendere anche dopo Natale. Questo mese non ho capito proprio niente. Almeno una o 2 settimane di tranquillità e invece non le avrò. Ma ditemi voi, io che sto da solo non posso proprio organizzare niente. Lasciamo perdere, va. Già da quando l'ho saputo stamattina mi sono indossogato l'esistenza. E che mi hanno detto finalmente domani è domenica. Potrò fare quello che voglio, farmi una bella camminata. E invece, bene, che giornata. Ecco qua, stiamo per andare. Allora, ragazzi, vi ringrazio a tutti chi è passato, chi mi ha lasciato il follower. Ci becchiamo domani con un continuo di Days Gone. Vi ricordo che in questo mese ci sono gli sconti e i saldi. Quindi vi ricordo che se volete fare qualche acquisto sul mio Instant Gaming, contribuite alla mia crescita del mio canale.
Ok. Bene, ragazzuoli. Nuovi monete stiamo per andare da un amico che sta portando anche lui l'orrore in persona. Non ti preoccupare, Darkina. Non ti preoccupare. A me basta il pensiero. Il denaro non conta. Ok? Bene, siamo pronti per muoverci? Non vi muovete. Notte, notte. Bella raga.